Ciao, buongiorno, come sempre siamo qui per fare il resoconto di quella che è stata la nostra mattinata e di questo martedì mattina. Beh, come sempre inizio a ringraziarvi perché siete stati tantissimo e poi perché veramente abbiamo chiacchierato su quello che è stato il mistero. È partito da me, dal fatto che avrei voluto insomma raccontare i gialli di Carlo Lucarelli, ma insomma devo prendervi degli appunti, quindi lo faremo nelle prossime volte. Ma dicevamo, è tutto partito da una notizia che avevo letto proprio ieri, legato a uno dei castelli più infestati d'Italia, che è vicino, no? È il castello della Rotta, vicino a Moncalieri, siamo vicino a Torino. Da lì mi è venuta così l'idea di chiedervi se insomma i luoghi dove abitate ci fossero stati così delle storie curiose, dei misteri. Ecco, è da lì, come si dice, avete scatenato l'inferno. Sì, perché veramente mi avete raccontato un mucchio di storie, anzi, mi sono fatta anche il promemoria. Ad esempio, vabbè, Maestro Domenico Gariglia ha parlato del palazzo vicino al castello chiamato Casa 7, solo 7 stanze, vi dimora il fantasma della contessa che si suicidò, e siamo a Castellabate, dove poi in realtà ha detto che c'era anche la storia di una sirena, insomma ne sono morti tantissimi lì a Castellabate. Poi invece vediamo un po', Depeche Mode dice che collegandosi al mistero di Carlo Lucarelli, Dave Grohl di Depeche Mode ha detto: il gatto è morto 3 volte e si è salvato miracolosamente. Mamma mia, sarà vero, sarà una storia, non si sa. Ancora invece un'altra notizia. Ah sì, Peter dice che aveva invece in casa una casa proprio di suo nonno, dove ogni volta che entrava, insomma, lui provava brividi. Tra l'altro avevano fatto andare un esorcista, insomma, e poi però suo nonno era scappato, insomma, in quella casa non ci aveva più vissuto. Ancora avete poi, vediamo un attimo, no, perché avete scritto veramente tantissimo. Ah, abbiamo parlato anche, come dice Mega Naturista, la leggenda del fiume Ticino sul cerchio di San Maiolo, dove sparivano misteriosamente le barche dei turisti. E qui qualcuno ha detto: ma come sparivano le barche? Secondo me, insomma, in qualche modo c'era qualcuno che faceva dei dispetti. Chi invece, ahimè, si è trovato insomma, a guardare in casa propria quando non c'era, insomma, se era tutto a posto, e vedere invece passare, insomma, ahimè, dei ladri che forse in quel caso era meglio non vedere. E poi ancora abbiamo raccontato, vediamo un po', Depeche Mode dice: per quanto riguarda gli UFO, perché abbiamo parlato anche di UFO, ero ragazzino, nel mio paese si levò una luce da terra per poi sparire all'istante. Ancora invece Marco Scionte ci dice: vi consiglio nel mio piccolo le montagne dei Carpazi, natura fantastica, ci sono anche dei castelli bellissimi da vedere e si mangia anche bene. Ah sì, perché poi abbiamo parlato anche di viaggi, perché Peter diceva che insomma lui gli piacciono i posti tipo in Inghilterra, Scozia e Galles, dove ci ha fatto per 23 giorni anche il suo viaggio di nozze, che ho detto: caspita, sono 15 giorni viaggi di nozze. E poi invece ha detto: ho fatto anche il giro dei fari, bellissimo anche questo posto del giro dei fari, quindi avete anche un po' consigliato qualcosa. Poi penso di essermi perso ancora dei luoghi, ma ad esempio Giuseppe Pizzigoni dice: capisco che non è certo il periodo migliore per una visita, ma dovresti andare in Ucraina a visitare Kiev, il museo della tragedia di Chernobyl. E beh, in questo caso insomma sono sempre luoghi che effettivamente lasciano anche un po', no? L'amaro in bocca, ma anche questo è storia. E poi, a proposito di storia, quindi a proposito di libri, beh, Pacchi ha ancora detto di leggere la storia su Oria, quindi il suo castello, quindi andremo a cercarla. E poi abbiamo, insomma, così chiesto, o meglio mi è stato chiesto di consigliare dei libri. E allora qui abbiamo chiesto all'esperto Claudio, che ha detto che a lui piace, insomma, cercare leggende, storie e quant'altro, e lui ci ha consigliato, ad esempio, Leggende popolari del Piemonte di Tersiglia Gattociano, o Fantasmi d'Italia di Pierluigi Serra.
ancora aveva suggerito Castelli Maledetti Piemonte, Valle d'Aosta di Nico Ivaldi e poi sì, su Torino, insomma, ci sono centinaia di titoli. Quindi che dire, cercando un po' quello che è stato anche la nostra giornata, bene, non mi resta che darvi appuntamento a martedì prossimo e secondo me potremo rimanere come sempre ancora in questi luoghi misteriosi nei castelli. Tra l'altro, a proposito dei castelli, io avevo raccontato il castello di Barge e anche avevo raccontato un albergo dimenticato ad Alassio sul canale Patro, per cui se vi va andate a fare un salto, andate a leggere, Simona non solo radio, ma aspetto le vostre notizie curiose anche sui misteri e sui miti, come sempre imhcalib@libero.it, così avrò modo di preparare una bella puntata per martedì prossimo, magari legare anche qualche brano, come sempre, che è interessante e indispensabile nella nostra chiacchierata. Per cui vi abbraccio, vi bacio veramente, vi auguro una buona settimana e ci vediamo martedì prossimo oppure sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Grazie, ciao, 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 ciao.